con calma, lui adesso quando ha finito di scrivere a tutte le sue 18 fidanzate o a quelli che gli rompono le palle perché ieri era Bob Gear, allora c'è chi dice io non c'ero, ma tu dovevi, io facevo, credevo che... però con calma, lui piano piano, capito? Adesso sono le 11.10, magari per le 11.30, 12, meno un quarto riusciamo anche ad andare a fare un giretto con la Mustang. Non ha premura, non preoccupatevi, non ha premura. Accendo? Andiamo, dai. Devo tenere giù qualcosa, fare qualcosa o parte da sola? No, devi girare la chiave. Però, guarda, non vedi una Mustang qua? Senti, ma ho girato la chiave, una roba alla volta. Non vedi la Mustang? Non mi mettere angoscia. No, non ti sto mettendo angoscia. Hai messo anche la telecamera là? Solo che credo, sì. Minchia, se siamo ricchi. Mamma mia, quante robe. Tra me e te abbiamo qualche telecamera più di Discovery Channel. Ti posso vendere Pasquale? Sì, lo schiaccialo. Vuoi? Che rumore fa quando lo schiacci? No. Poi vengono fuori tutti i pavesini, lui si nutre di pavesini. Sì, sì. Ciao Pascal, ciao. Le corna sono per Pascal. Pascal, mangia qualcosa intanto che ti vedo un po' sei un po' alleggerito. Sei un po' sbiadito, sei un po'... Vai una lampada. Vabbè, questo lo volevo io, tu l'hai venduto. Ascoltami, cosa devo fare? Se uno non arriva col grano, le robe vanno, non è che uno può star lì o no. E pensa che era già a farsi la decorazione lifting per marchiato alla 6, Andiamo piano. Che bel motore. Dopo parlo di questo. Quello che ti volevo dire però, tu hai parlato di tante Mustang che girano, no? Il cliente di una Mustang come questa, cioè di una Mustang un po' più rara, preziosa, difficile da trovare, non si sente un po' frustrato per il fatto che ci sono in giro delle Mustang che valgono molto meno ma che così a prima vista sembrano la stessa macchina? Capisci cosa voglio dire? Secondo me chi arriva a decidere di comprare una California Special Grabber Blue sa quello che vuole e non vedrà mai la sua Mustang uguale a quella delle altre. Okay. E non gliene frega niente che un altro possa scambiare una Mustang. Poi, per una Mustang qualsiasi. Poi sai, il pubblico di una Mustang ti acclama a prescindere, no? Mm. Quindi tu... anzi, guarda, secondo me troviamo nel cassetto... Guarda qua. No, perché tante volte sembra di dire balle. Questo l'ha trovato sul parabrezza. No, che bello! Mi ha detto, guarda, rispetto estremo. Che bello! Quindi tu vai a fare la spesa, torni e trovi sul parabrezza queste cose qua. No, per cui solo con una Mustang succedono queste cose. Assolutamente sì. Sì, è proprio bella, è proprio un piacere guidarla. Vorrei che portassi l'attenzione, i motori che vanno forte li hai guidati, li conosci e sai quali sono le loro possibilità oggi, no? Però questa combinazione di motore a 1000 giri col cambio così morbido ce l'hanno solo le auto americane. Questo respiro, questo modo, sì, è bello di che la guidi strada. Esattamente come dici tu, molto come una macchina assolutamente tranquilla, paciosa, pronta poi a scattare in avanti alla minima pressione sul pedale d'acceleratore. Tra l'altro stupefacenti i consumi di queste macchine. Io ho un tasto che non tocco mai perché sono poco razionale, non metto mai il dito su, consuma poco. Non è un fattore, è un elemento che io spingo per dirti ti vendo la macchina americana. Lo dimentico sempre, però un'efficienza volumetrica come quella raggiunta dal 5000 V8 Coyote ti fa girare a codice della strada tra i 1000 e i 1500 giri. Questo significa davvero essere parsimoniosi e poco inquinanti. Per cui un po' la filosofia americana sposiamola, no? Sì. È chiaro che ci troviamo nel paese del superbollo di Mario Monti e di tutti i cretini che decidono che è così. Però non ragioniamo per luogo comune, non pensiamo niente. Butta giù tutto, falla scalare. Tutto, per favore. Tutto. L'hai fatta andare in seconda. C'era una Matiz qua. Ma entra nel baule della Mini, la rallenta. Il kickdown è a tappeto, non è come le macchine normali. Passiamo il dosso, anche se questa non ha assolutamente problemi ad affrontarlo, non è una macchina... Voglio che tocchi il tappeto perché la velocità di cambiata è la metà di quello che potrebbe essere la pressione su un pedale della frizione. Sì, si distende, però rimane sempre molto... Molto direzionale, incredibile. Distende, non è esplode. Una bella sensazione. Bellissima. Ma se i 420 cavalli non dovessero bastare, cosa si può fare qualcosa? C'è qualcuno che ci mette mano su questi. Guarda. Qualche cliente che vuole su un Coyote così ancora più roba. Ma come no? Ci sono un sacco di preparazioni, anche se le cose che io consiglio sono di spendere tanto una volta sola e mettere il compressore volumetrico. Perché andare a cercare mappe, centraline. Che vanno a cercare cavalli oltre la riga rossa, quindi in alto, probabilmente se non vai in pista con 3 o 2 quintali di macchina in meno
ti servono poco. Mm-hmm. Quindi quando ragioniamo nell'ottica di voglio una supercar americana e toccare i 600 cavalli, compressore volumetrico, spendi un deca e hai finito di spendere per tutta la vita. Cifre a cui arrivano quelli del tuning con la marmitta, i collettori, la centralina, il filtro, mille tentativi. Però è un pastrugnare che non ha senso. È un pastrugnare che secondo me sulle americane non ha senso. Per cui godiamoci questi kit di compressore volumetrico che sono la fine del mondo. Anche perché non lo spremi. Al contrario di quello che di solito il cliente pensa, ma cavolo, col compressore la distruggo. No, perché è robustissimo. Sono motori costruiti con componenti pazzeschi e tu non lo uccidi portandolo a 7000 giri, tu lo carichi di compressione in basso, quindi quando la rotazione è sotto i 3, 4, 5000 giri il motore di oggi non rischia più nulla, non è fragile. Bellissimo, mi piace tanto tanto tanto, non è in vendita per cui non parliamo di prezzo, ma ammesso che la troviate, quanto vale una CS così? E guarda, fammi dire che è molto vicina alla macchina che vendono oggi al concessionario del 2018, Ok, so che mi vuoi far provare un'altra roba, vero? No, voglio far ridere tutti, mettila là, di fronte a quella. Chi è questo ciccione qui? Ciccione! Botolo! Si incazza anche, Non capisci che dobbiamo parcheggiarci qua. Stai pure in mezzo alle palle, fai pure... Non gli è piaciuta, non sono riuscito a vendergliela, Alberto, mi sa che la devi tenere. Guarda che differenza che c'è tra quella mascherina lì della Massani lì davanti e questa mascherina che abbiamo noi. Che differenza c'è tra questa mascherina? Fai vedere tutte e due mascherine? Poi, ma mangia troppi pavesini, gli va il cervello in pappa, no? Capito? L'altra, guarda l'altra che bella! Ce l'ha fatta! Ci siamo riusciti. Adesso gli do un colpo di classe, guarda. Pascal, più vicino, falla più vicino! Pascal, falla più sotto! Vai vicino! Falla vedere bene questa qua! Questa! No, più di. Stringimela! Non ce la fai neanche a fare. No, dico, fagli. Ha detto di stringere, di avvicinarti. Fammi un bel primo piano.